that I will blow your mind. Hey! You will be able to do a dance with a great boy with a moon. That is not a song of you. She got ready to go. Are you ready? Are you ready for this? I think I'm on the edge of the seat. I'm gonna go with the bullets. Questa accoglienza è stata veramente super power e super rock and roll. Questo tour ha toccato nuovamente una tappa bellissima, piena di emozioni, piena di bellissime anime e con tantissimo amore, quindi siamo felicissimi di essere arrivati anche qui e di aver trasmesso tutte queste emozioni. Assolutamente, il pubblico è il protagonista di questo spettacolo e della comunicazione, per cui riuscire ad avere anche la loro energia, i loro sorrisi e tutta
tutto il power che possono comunque comunicarci è stata veramente una grande emozione. La parte più bella di questo musical è sicuramente l'onore e la responsabilità di poter interpretare dei pezzi straordinari che comunque fanno parte del panorama musicale internazionale e sono immortali, e soprattutto condividerli con altrettanti bravissimi musicisti, fedelissimi ai suoni, con un audio fantastico, con compagni di viaggio quali sono i miei colleghi, e sono veramente tutti straordinari, per cui abbiamo veramente una grandissima fortuna nel riuscire a portare questo tipo di musica e questo tipo di messaggio a tutti. Questo è un mondo che sta portando tantissimi cambiamenti, siamo all'interno di una rivoluzione rock sotto tutti i punti di vista, e quindi se che sia la musica a riuscire ad arrivare a tutti, grandi e piccini, grazie a noi e grazie anche alle loro, al loro passaparola, ai loro grandi sorrisi, questo ci fa vincenti e ci fa veramente felici. Per il mio festival Fatti di Musica, una serata straordinaria, sono 33 anni di eventi e questo qui Qui Rocchio non poteva mancare, l'anno dei Queen, e avete visto tutti che bravura, straordinari artisti, la colonna sonora cantava da sola, direi un premio, sono felice che il premio di Fatti di Musica, il riccio d'argento del nostro maestro orafo Gerardo Sacco, sia andato proprio a questo spettacolo eccezionale prodotto da un collega storico che è Claudio Trotta, Barley Arts, insieme ovviamente ai Queen, Roger Taylor, Brian May e poi anche Ben Elton. Lunedì sera si replica a Reggio Calabria, qui il pubblico è impazzito, come vedete c'è ancora adrenalina, c'è tensione in tutti, anche in noi che siamo stati dietro le quinte ad applaudirli, per cui mi raccomando, Teatro Cilea strapieno, uno spettacolo che merita.